seguito al ritrovamento nelle acque del Tamigi dei cadaveri di alcuni uomini in età avanzata, apparentemente morti per annegamento, ma in realtà assassinati, l'ispettore Perkins e il sergente Pepper, incaricati delle indagini, appuntano i loro sospetti da un lato su un certo Parker, amministratore di un'organizzazione benefica alla quale le vittime, tutte milionarie, hanno stranamente devoluto per testamento ogni loro ricchezza, e dall'altro su un istituto per ragazze sole diretto da Suor Elizabeth, nel quale si fabbricano piccole bambole del tutto uguali a quelle che la polizia ha ritrovato sui cadaveri e sulle quali vi sono misteriose scritte in arabo, decifrate da un'esperta, la signorina Susanna McPherson. Esse indicano come autore dei vari delitti il gorilla. Dunque, il gorilla di Saw è una scialba riduzione per lo schermo di un romanzo di Edgar Wallace, nel quale la suspense è sostituita da effetti orripilanti, peraltro assai risibili, mentre lo stesso tentativo di rappresentare per contrasto alcuni personaggi e situazioni in modo umoristico contribuisce ad abbassare ancora di più il livello qualitativo del lavoro. La regia di Alfred Warren con Horst Tappert, Uschi Glass, Herbert Fuchs, Albert Lieven. Genere giallo, origine Germania, 1969, durata 94 minuti. Signori, grazie per la cortese attenzione, buona serata e buona visione con il gorilla di Soho. Grazie.